Tre sassi e il mistero. Racconti di pietra. Il gigante spezzato del saffiro o pedra longa. La Toyota IQ del 2010 sembrava quasi una morbida tartaruga magica piantata sul terreno. Nonostante il salvavecchio avesse spinto oltre 120 km orari, la macchina non dava cenni di sbandamento, avendo appena superato il barricardo e il margine. I nostri due eroi tornavano contenti per aver visitato la tomba dei giganti di Uore, Imbertighe e Santubainzu, seguendo le tracce degli uomini antichi negli insediamenti abitativi di Toscono, Polcarzu e Duos Nurages, imponente e disteso sulle radici del paese di Borore. Ma come tutte le volte che Salvavivo e il suo aiutante magico si muovevano verso il linguaggio delle pietre, mancava sempre un pezzo al loro tassello di incontri con il mistero. La tomba spezzata di Perdalonga, che i locali chiamano anche Uore, era una delle tante vittime dei fulmini che venivano scaricati per dare energia alla terra. Ultimamente il sito era stato addirittura anche malmenato dalle autorità locali, creando degli orribili artifici per modificarne la struttura e l'importanza storica. Santubainzu invece aveva subito la stessa ingiuria, ma da parte della natura, e ora era miracolosamente in piedi. Sembrava che Perdalonga, Uore e Santubainzu avessero proiettato su se stessi i mali della terra, che il Signore Creatore avesse scaricato tutta la sua rabbia e gli strali contro di essi.